Una bellissima serata di feste e di ritrovo. L'atmosfera che la SOS Malnate riesce a infondere entro e al di fuori del perimetro associativo sa di famiglia, di condivisione, di appartenenza, di affiatamento. Valori imprescindibili che, sommati all'impegno quotidiano di operatori e volontari, rendono il sodalizio un punto di riferimento fondamentale. A salutare gli oltre 120 invitati in cascina di Odona ai vertici della SOS, il direttore Marco Sarti nelle vesti di regista, la colonna Franco Francescotto in quelle di cerimoniere e il prezioso passaggio di testimone tra i due Massimo, l'uscente Desiante che resta nel direttivo forte della sua impareggiabile esperienza e il neopresidente Pedrazzini. Una grande responsabilità, però anche una grande gioia. Sono contento, ma Massimo assolutamente rimane nella squadra, con anzi un grosso e ci mancherebbe, e con un grande impegno che avrà nella sede, perché seguirà non solo la fine dei lavori, ma anche la nuova progettualità. Quindi proprio un super segno di continuità con Massimo. Avete tantissimi volontari, però Massimo ci ha insegnato che non ce ne sono mai abbastanza, quindi sono tutti benvenuti. Sì, non ce ne sono mai abbastanza. Il volontariato negli ultimi anni sta avendo un po' una fase un po' di declino, si fa un po' più fatica. Il nostro volontariato in particolare è molto complesso, difficile, è un volontariato professionale, è molto impegnativo e quindi è difficile, però il nostro obiettivo è quello di aumentarli, anche perché meno volontari noi abbiamo, vuol dire assumere più dipendenti. Più costi per noi, più costi per Areu 118, più costi per la Regione Lombardia e quindi più costi anche per la cittadinanza.